scusate, è la parata da parte di Sgarria. Dall'altra parte il contropiede e il palo colpito. Barbieri, Castaneira, ancora scuccato. Si muove anche Malagoli, entra scuccato, due versi su due, poi Malagoli prova il controllo solo. Arbitraggio molto all'inglese questa sera da parte dei direttori di gara, che non fischiano praticamente niente. Intanto c'è il tiro e la parata. Barbieri, scuccato ancora Malagoli, prova un numero Malagoli, pallina che rimane scuccato. Nadini, si accentra Nadini, la conclusione di Nadini, bell'intervento da parte del... schiaccia troppa gente davanti, recupera comunque Danna, pallina all'indietro per Cocco. Il tiro di Cocco che forse scheggia la traversa. Zen per Jimenez, da Jimenez a Cocco, ancora Jimenez in profondità per Cocco, l'alza e schiaccia di Cocco, pallina che rimane lì. Azione, taglia il movimento, recupera e mantiene la pallina, fallo di squadra ancora per il Breganze che arriva a quota 5, buttato giù, letteralmente buttato giù in mezzo all'area. Castaneira, sbagliato ancora il passaggio di Castaneira che in questa fase ha perso un gran numero di palline. Ancora il Breganze che attacca, ci prova Dal Santo con la parata di Saitta, 7 secondi alla fine in pressing il Breganze, prova dalla lunghissima distanza Barbieri e per poi del Breganze, fallo di squadra comunque il numero 7. L'abbiamo detto dal primo minuto di gioco, arbitraggio all'inglese, intanto c'è la conclusione da parte di tentativo di blocco, poi problemi di equilibrio per Jimenez in mezzo all'area, Vives dal limite, il tiro, la bella parata, Breganze. Ci avviciniamo a quello che avevamo detto, cioè alla roulette dei tiri diretti, intanto qui c'è un si ferma. Prova ad andare via, fallo, scusate, intervengono su lui in modo regolare, il tiro, questa volta la parata è di recupera palla però il Breganze, anche perché Cocco era in vantaggio. Attenzione ora, Correggio scoperta in difesa, pallina in mezzo, l'Inter, la girata da parte sul centropista per Jimenez, Cocco, Vives, il tiro, la gran parata. Malagoli prova sulla sinistra, c'è uno spazio, la conclusione, mette dietro una pallina, anzi era Dal Santo per Jimenez, poi Cocco scende sulla sinistra, all'indietro per Jimenez, dalla parte opposta Vives, la Castaneira, Zucchiatti, il tiro di Zucchiatti e c'è il gol di Zucchiatti, anche se c'è stata senz'altro una deviazione da parte. Danna, Jimenez, Dal Santo ancora, Saitta mantiene palla, ovviamente va anche un po' alla ricerca del decimo fallo la BDL con questo modo di tenere palla. Castaneira riesce ad accentrarsi e poi arriva per il numero 27 del Breganze, fallo di squadra del Breganze ed è il fallo numero 10. Sgarria, tutto pronto, può partire Malagoli, va in avanti Malagoli, il tiro, la parata due volte da parte di Sgarria e poi la recupera, sbaglia però tutto nel rilancio per Castaneira, Cocco, Cocco, la parata da parte di Saitta, poi Vives e ancora Saitta in difesa sotto assedio la formazione della BDL, perché 4 minuti e mezzo sono un'eternità nell'hockey. Malagoli, il tiro, la parata del Barbieri, deve uscire in 10 secondi, trova il passaggio per Scuccato che mantiene palla in mezzo, Malagoli, Malagoli sbaglia una grandissima presa del gioco, Dal Santo, Jimenez, Jimenez, pallina che rimane lì, cade a terra in area il giocatore del Barbieri, in avanti, fallo numero 15 da parte del Breganze,
fallo numero 15 da parte del Breganze e cartellino blu per Dal Santo, 15 per il Breganze. Intanto c'è un po' di agitazione sulle tribune, dove ci sono i tifosi del Breganze. Noi seguiamo la partita. Doppio blu per Dal Santo. Malagoli può andare al tiro. Parte il giocatore della BDL, perde Palacchi in avanti, la pallina però arriva a Cocco, attenzione, palla in mezzo, pericolosissima, ora ancora Jimenez, chiudono i giocatori della BDL, attenzione, ed è finisce qui, Malagoli va al tiro, non segna neanche sulla ribattuta, ma non serve perché la partita finisce qua con la BDL che vince la terza partita consecutiva in serie A1, cosa che non era mai accaduta, 1-0 in favore dei correggesi che fanno anche un bel balzo in avanti in classifica.